facciamo fatica a renderci conto che la storia della Chiesa e la storia del ministero ordinato nel suo nucleo ultimo ed essenziale è il riproporsi da secoli di questo dialogo tra due libertà, la libertà di Cristo e la libertà di Pietro, la libertà di Cristo e la tua libertà, la libertà di ciascuno di noi. Un dialogo tra libertà in cui misericordia e obbedienza, chiamata e sequela, si intrecciano efficacemente in continuazione. Non è affatto scontato riconoscere il legame storico fatto da una catena ininterrotta di testimoni che ci mantiene uniti ai primi chiamati di Gesù. Ma il Signore ha voluto i vescovi nella sua Chiesa perché questo legame non si spezzi mai lungo la storia e perché essa possa vivere sempre alla sua presenza in obbediente ascolto. La sposa disponibile in continuazione e capace di abbracciare lo sposo. Il libro degli Atti registra che fin dall'origine i cristiani erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzar del pane, nelle preghiere, e questo per annunciare Gesù come Vangelo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Si dischiude così l'orizzonte che abbiamo voluto indicare per il cammino della nostra Chiesa. Il campo è il mondo. Il vostro ministero sarà tutto in funzione di questa ansia santa della Chiesa ambrosiana che vuole proporre a tutti Gesù, luce delle genti, insieme all'arcivescovo, agli altri vescovi ausiliari, ai vicari episcopali, a tutto il presbiterio della Chiesa ambrosiana. Siete inviati per servire il popolo di Dio e quindi per infondere speranza in un tempo pieno di avventura e di fatica a tutti gli uomini e a tutte le donne. Amate quindi incondizionatamente, come Gesù ha chiesto a Pietro. Amate la Chiesa Santa di Dio, amate diuturnamente la Chiesa ambrosiana, amate gli uomini e le donne delle terre milanesi e ne sarete riamati.